Buongiorno a tutti, oggi ci occupiamo di una lavorazione all'uncinetto. Il punto Tunisi è un punto facile da eseguire, molto divertente, per il quale abbiamo la necessità di uno strumento un pochino diverso dagli altri, l'uncinetto tunisino. Come vedete è ugualissimo a qualsiasi tipo di uncinetto, la differenza sta nel fatto che lo stelo è molto più lungo e questa è una necessità della lavorazione stessa. Cominciamo. Cominciamo mettendo sull'uncinetto una certa quantità di catenelle. Io ne ho fatte 15, ma quelle che farete voi saranno quelle che corrispondono esattamente alla larghezza dell'oggetto che desiderate produrre. Ora, partendo dalla penultima catenella, cioè non da quella da cui esce la maglia, ma da quella immediatamente seguente, io metto su le maglie sull'uncinetto. Entro con l'uncinetto nella catenella, aggancio il filo, esco e ottengo una maglia. Entro, aggancio, esco e ottengo un'altra maglia. Entro, aggancio, esco, ancora una maglia. Continuo così fino ad aver esaurito tutte le catenelle che successivamente si presentano e aver ottenuto quindi 15 maglie sul mio uncinetto. Ecco, ora che ho montato tutte le mie maglie sull'uncinetto, nel mio caso erano 15, posso iniziare la lavorazione vera e propria del punto Tunisi. Diciamo che quello che è stato eseguito lo possiamo definire un po' un giro di preparazione. La lavorazione del punto Tunisi si svolge su due giri. Ora io torno indietro lavorando due maglie per volta senza girare il lavoro. Aggancio il filo, passo con l'uncinetto dentro le prime due maglie ed esco con una maglia. Di nuovo aggancio il filo. Passo dentro le altre due maglie ed esco con una maglia. Entro, aggancio, passo dentro, esco, aggancio, passo dentro, esco, così fino alla fine del giro. Alla fine del giro sarò rimasta soltanto con una maglia nell'uncinetto. E quello che avrò ottenuto sono una serie come di colonnine verticali esattamente pari al numero delle maglie che avevo nell'uncinetto. Quindi devo fare attenzione perché la mia prima maglia, che sarà l'ultima che adesso eseguo, è un po' strana, non è perfettamente verticale, ma è comunque nel novero delle maglie, fa parte del numero delle maglie. Ora torno indietro. Sempre senza girare il lavoro, in questo modo. Entro con l'uncinetto nella prima delle colonnine, ci passo proprio attraverso, in modo tale che il gancio dell'uncinetto esca linearmente, orizzontalmente dalla colonnina. Aggancio il filo, esco con una maglia. Entro nella successiva, passandoci attraverso orizzontalmente. Aggancio il filo, esco e ho un'altra maglia. Entro, aggancio, esco e così fino alla fine del giro. Ecco, ora che ho ricostituito le mie 15 maglie, anche se in effetti l'effetto non si nota ancora molto, l'effetto della lavorazione, posso constatare che ho creato una riga di punto Tunisi, che è questa. E ogni riga è sempre costituita da due passaggi, uno all'andata e uno al ritorno, questi due giri di cui parlavamo. Perciò adesso ricomincio esattamente come l'altra volta. Quindi aggancio il filo, entro dentro le prime due maglie, le attraverso, esco con una maglia, aggancio il filo. Passo attraverso le due maglie successive ed esco con una maglia.
aggancio, passo attraverso ed esco con una maglia e così via fino alla fine del giro, quando avrò soltanto una maglia, questa qui l'ultima, nell'uncinetto. Ecco la fine di questo giro. Adesso si vedono molto bene le colonnine verticali, si vede anche bene che ci si vede un pochino attraverso, proprio per il fatto che questa è la prima parte della lavorazione. La seconda parte della lavorazione di ogni riga consiste nel passare l'uncinetto orizzontalmente attraverso ognuna di queste colonnine, agganciare il filo e uscire con una maglia, senza tralasciarne nemmeno una, e fino ad averne 15 nel mio caso, cioè il numero che corrisponde esattamente alle catenelle che avevamo montato in origine. Ecco, due righe terminate. Vedete, si riesce ad apprezzare un pochino di più l'effetto di questo tipo di lavorazione, che diciamo è molto molto simile ad una lavorazione a telaio, a un tessuto, proprio grazie al fatto che, come avete capito, ogni riga è il prodotto di un giro di andata e un giro di ritorno e quindi l'effetto è fitto, indeformabile, robusto e si presta particolarmente per la realizzazione sia di complementi d'arredo sia di accessori, idealmente le borse. Ora vi faccio vedere un campioncino un po' più grande che ho realizzato con la raffia. Vedete che l'effetto è molto grazioso, ma pur essendo molto grazioso è assolutamente robusto, non si deforma né in altezza né in larghezza. Il fatto che la raffia sia un materiale così leggero e resistente rende una coppiata di questo genere, raffia e punto tunisi, perfetta per sacche da mare, borse estive, trousse, proprio perché vengono valorizzate al massimo le caratteristiche del tipo di materiale e del tipo di lavorazione.